Non c'è traffico, che bello. Invece sì, c'è. Oh, matto. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Undicesima missione di GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Hey boss, I'm just wondering when you think you're gonna do a shift at the club. Oddio, chi è lui? With that Luis Lopez magic. I'll try to put some time in soon, man. It's just been kind of crazy. Trust me. Look after things. Aiuto. Andrò a indagare. Andrò a indagare, non vi preoccupate. L'importante adesso è andare a fare la seconda missione per Mori Kibbutz. This ain't checkers. Sarà un lungo viaggio. Sarà almeno $50 di taxi. Minimo. Here we are. Thanks, man. 16? Il Pier 45? Boh, vabbè, va bene. Ho sparato una cazzata. Ok, le sparo anch'io. Wow. Comunque, design checkers, come detto. Hey, Lou, come on in. Hang on one second. Check mate. See ya! Little thicko never went to college. I never got into an Ivy League school. I got into two! Yeah! Come on, let's get out of here. Sali sull'auto, saliamo sull'auto. Get us to the heliport near Fish Market South. Calculating route. Allora, l'eliporto. Vediamo un po'. Devo finire di mandare un messaggio importante, scusate. Purtroppo è il bello della diretta, no? Ecco, la cosa positiva di Mori Kibbutz è che... anche di Brucey. Quando vai a fare le missioni ti danno delle macchine incredibili. Basta di suonare, che poi suono anch'io. Oh, dove tutto cominciò. Off Beach. What's on the line then? You terrifyingly insecure midget? Well, how about everything Tony owes me? And I promise to get out of your life if you win. Yeah, that sounds too good to be true, bro. What happens if I lose? I get everything. You're rolling with me full-time, hombre. Buddies for life. Mwah. All or nothing, eh? Heavenly peace or a lifetime of being tortured by some hellish imp. Shit is tough. Calculated risk. What are you gonna do? Okay, so what are we betting on? It's a race, you fucking pussy. All around. Fucking pussy. Mezza sega la traduzione. And everything in between. So all I gotta do is win that, and you out of our lives? In theory. Ma è frizzato. I never lost it. Raga. Maybe that's because I had a brother. Cos'è sta roba? Or maybe it is. No. H-I-T, bitch. Che bug. E la polizia, che nonostante l'abbia ammazzato, non gliene frega un cazzo, Io amo tantissimo sto gioco, ma ogni tanto svalvola. E neanche di poco. Calculating route. E ci devo passare per forza sotto il ponte, no? E che calzo di calcoli. Vedo dei bus. E anche li porto, giustamente. Luis, you're gonna get your ass handed to you, you bitch. Hey, we're gonna give a head start to those on the 4 feet? Ok, vediamo. Luis si è seduto dietro, quindi vuol dire che qualcosa sta per succedere. Vediamo.
con tutta la calma del mondo, ok. Parachutes, boats, cars! You'll be airlifted to the start where you will race from one vehicle to the next. The first... È una gara, vabbè, dai. In middle part, the winner. Are you ready? Fuck yeah! Quindi si può anche perdere. Why wouldn't I be ready? Three! No, non ha patato. One, go! Ok. La barca è laggiù. Let me win, certo. Che let you win, sicuro. Intanto hai aperto il paracadute troppo presto. Se vuoi una precisazione. E l'ho aperto preciso. Precisissimo. La barca è quella rossa, la mia. Ok, vamos, subito, rapido, 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 rapido! Quelli non sono ancora arrivati. Ottimo. Bom. Ok, diminuendo la mappa non c'è dettagli sulla gara come GTA 5, che tipo ti dice quanti checkpoint sono, quanto manca all'arrivo. Dice solo che sei primo su 4. Beh, mi sembra anche ovvio. Sono anche partiti quelli là. Sono partiti ora. Va bene. Dov'è Liberty City Rock Radio? Gira, 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 gira. Questo mi carica. I cavi sono trasparenti, cioè tu puoi passarli, ok. Buona sapersi. Cavi, corde, fili vari. Devo fare il giro dell'isola per caso? Chiedo per un amico. Tengo premuto cerchio e succede questo, ganzissimo però. Comunque quella dovrebbe essere la spiaggetta d'arrivo, eh. Quegli altri non so manco più dove siano. State a vedere, mi schianto con la macchina. Sicuro al 100%. Invece che sapete che mi sono totalmente sbagliato? Non era quella la spiaggetta. Grande Adri. Vorrei mettere in pausa per vedere dove mori, però non lo faccio perché rovinerebbe il mood. E poi tu pensa a vincere a fatti i cazzi tuoi, che è meglio. Vabbè, comunque questa è la spiaggetta d'arrivo, ci sono le macchine, vediamo quale tocca a me. Ma comunque cioè, sto gareggiando da solo. Palesemente da solo. A posto. Allora la mia... è quella rossa. No, scherzo, è questa qui. A questa velocità poi usa la nitro. Signori. Intanto qua non posso usarla. Fare solo dei danni. Però sulla strada sì. Non c'è traffico, che bello. Invece sì c'è. Oh!
fumato! Trema tutto! Non mi dire che muori immediato il culo perché non ci credo. Non può. Porca puttana, non lo sapevo. Come cazzo ha fatto arrivare fin lì? Ok, dai. La gara si fa interessante adesso. Comunque questa è la gara, sì, è la macchina con cui facciamo la gara anche nella storia principale. Credo sia la stessa perché cioè, è troppo uguale anche la forma, persino il colore è uguale. Oh, per fortuna non sono stato sbalzato fuori. Penso che fosse Central Park l'arrivo, eh sì, esattamente così. Volevo fare l'arrivo in derapata ma mi ha tolto... i comandi prima. Ovviamente abbiamo vinto noi. Ouch, man. That's gotta be an expensive race for you. Bullshit, man. Someone must have sabotaged me or something. Certo. Shit, no. I wanted to lose. You think ponies cash mean shit to me? I got other investments. Yeah, good for you, Tiny. So, do we gotta see each other again? I told you, Louie. One more job. I got some cars to procure and you're gonna help me. Come by Brucey's and we'll hit it. Yeah, all right, bro. I gave my word. 62% danno giocatore, troppo danno giocatore, perché? Terraggio perfetto. Vabbè. Va bene. Va bene, la gara l'abbiamo vinta. Quindi vuol dire che se avessi vinto nel tempo dato a disposizione dal gioco per fare il 100%, sarei arrivato 2 minuti prima rispetto agli altri. Fantastico. Va bene, devo andare a salvare perché... poi perdo i progressi e mi arrabbio. E magari vorrei anche mettere il segnalino giusto se possibile, grazie. Ok ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, date tutto, ci vediamo alla prossima, baciozzi e arrivederci a tutti.